Il teatro è il regno del paradosso. Perché è il regno del paradosso? Perché tu vai a teatro, interpreti il tuo personaggio, dici la tua battuta e quando la dici presumibilmente per la prima volta. Come per la prima volta? Certo, per la prima volta. Ma ho fatto 2 mesi di prove. Ma cosa vuol dire? In teatro si dice la battuta per la prima volta perché ogni situazione, ogni spettacolo è un evento unico. Quindi tu vai a teatro, interpreti il tuo personaggio e per la prima volta il tuo personaggio dirà quella battuta. Ma non è solo la prima volta, è anche l'ultima volta. Come l'ultima volta? Eh certo, è l'ultima volta, perché poi alla fine la storia finisce. E quindi è la prima e l'ultima volta. Ecco perché è il regno del paradosso. Ma il giorno dopo? E il giorno dopo c'è un'altra replica. Ah, si chiama replica. E quindi è uguale, no? È diversa. E il giorno dopo dirai la stessa battuta che hai detto il giorno prima per la prima volta. E la dirai ancora per l'ultima volta. Voi sapete che io ho interpretato un personaggio come Frollo in Notre Dame de Paris, benissimo. Voi sapete che avrò fatto 700-800 repliche. E vi assicuro che non esiste una replica uguale a un'altra. Ma insomma, la musica è la stessa, le parole sono le stesse, sì, ma le emozioni sono completamente diverse. Perché sono diverse? Perché il pubblico è diverso. E anche tu sei diverso. Quella mattina, una mattina ti sei svegliato storto, una mattina ti sei svegliato sicuro di te, una mattina ti sei svegliato pieno di dubbi. Queste cose inevitabilmente te le porti fino alla sera, quando è il momento della rappresentazione. E poi appunto il pubblico è diverso. E questo scambio di energia, perché il teatro è uno scambio di energia tra la platea e il palcoscenico, e tra il palcoscenico e la platea. Quindi se cambia il pubblico, se cambi te un po', succede che ogni sera è un evento diverso. E quindi il teatro è il regno del paradosso. È un po' come il giorno della marmotta. Vi ricordate il film? Quello dove c'è il protagonista che tutte le mattine rivive esattamente la stessa storia. È inquietante, no, se ci pensate. In realtà non è inquietante per nulla il teatro, perché la bellezza sta proprio anche nella ripetitività e nel trovare in quella ripetitività ogni volta qualcosa di nuovo e di diverso. E lo trovi. Lo trovi grazie al pubblico, lo trovi grazie a te, grazie alla telefonata che hai fatto 10 minuti prima di entrare in scena. Grazie al fatto che magari ti sei arrabbiato con qualcuno e entri in scena con un piglio diverso. Capita che sei, per esempio, anche la sensazione che può avere il pubblico o te stesso della tua performance. Capita che esci dallo spettacolo, vai in camerino, ti strucchi e pensi: ah, stasera sono stato proprio convincente, sono stato forte, sono stato intenso. E poi viene magari il tuo amico a salutarti, oppure un collega, e ti dice con sincerità: sì, stasera bello, forte, ma ti ho visto anche la settimana scorsa, era meglio. Come era meglio? Pensavo di avere fatto la più bella performance della mia vita. E che ne sai? Quindi anche le sensazioni che tu puoi avere non è detto che siano quelle esatte. Certamente l'importante è arrivare a teatro preparati e fare in modo che quelle parole, quelle note scaturiscano come da una fonte di montagna, naturalmente, senza che ci sia l'idea, senza che il pubblico abbia l'idea che c'è un meccanismo sotto, che c'è la memoria, che c'è lo studio. Lo studio, quando è profondo, non si vede. Si sentono solo
le emozioni.